Il soggetto è costituente e si costituisce proprio nel discorso direi diretto del suo dire, del suo dire, per esempio non del suo essere, per introdurre la serata, non del suo essere ma del suo dire. Chi era? Adamo, un botanico, un zoologo, dai nome alle piante, allora era un botanico, dai nome alle pietre, allora era un mineralogo, no? E via di questo passo. Questa ironia però, che ha sostenuto 2000 anni, crea quelli che sanno, crea uno spartiacque, no? Perché quelli che sanno, sanno, no? Allora sono quelli che in qualche modo avrebbero dato il nome alle cose o comunque sono di quella cerchia lì. E poi ci sono tutti gli altri, praticamente quelli che sopportiamo. Creazione dell'uomo e della donna. Dio, il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. È la questione del... Conte dice anche, c'è perfin cascato il mio maestro, Lacan. C'è perfin cascato lui, perché è questa idea che comunque bisogna dare i nomi alle cose, no? Abbiamo già letto e conosciuto un po' questo articolo 4 e allora sappiamo che i nomi sono nomi delle azioni. Ma facciamo ancora un passo indietro. Ritorniamo ancora a Platone, che ci ha fatto, dice Conte, giocare per 2000 anni, giocare proprio come stupidi. 3. La sezione etimologica come dimostrazione della tesi di Socrate. 4. La correttezza dei nomi si misura in base alla correttezza degli elementi che lo compongono. E poi si susseguono l'intervento di Cratilo, dal titolo, non esistono nomi non corretti. La risposta di Socrate, non vi è identità tra nome e cosa, ma somiglianza. L'obiezione di Socrate, la conoscenza è vera solo se è conoscenza delle cose e non dei nomi che le indicano. La fonte è l'unica fonte che può essere un pensiero pensante. Invece qui la fonte è una cosa, anzi è il nome della cosa. Pensate, quella cosa lì, cosa può chiamarsi, se gli frega se si chiama sedia o se si chiama Arturo, è lo stesso. Ma prova a chiedergli alla sedia se per favore mi vai a chiudere la porta. Il testo prosegue con una conclusione che ha la scetticità di Cratilo e il commiato da Socrate. Seguono le due teorie sul linguaggio, la teoria sofistica del linguaggio e la teoria naturalistica del linguaggio. Qui poi Contri riprende una fase importante dopo il Medioevo, il Barocco, perché il Barocco è proprio una delle espressioni artistiche, ma a lato c'è un po' di tutto, c'è il modo dolce stil novo, cioè c'è tutto un modo di intendere la vita, dove la vita appunto è sogno, no? E dove comunque in effetti non è vero mai niente. Perché? Perché
c'è un certo modo poi di intendere la vita che è, come dire, non è mai imputabile. Ecco, la direi così, non è mai imputabile. Perché è importante? Perché l'imputabilità, tu puoi essere d'accordo o puoi essere non d'accordo. Boh, se il nome è nome di cose dove qualcuno ha nominato, come fai a imputare quella faccenda lì? Non la imputi. Molto prima della cultura è un bimbo che dice non mi piace, mi piace, vado lì, se è ancora sano. Quindi la questione del dare il nome alle, di giudicare sulle azioni, quindi mi piace o non mi piace, è proprio, come dire, il modo per poter mettermi in relazione. Uno studente 25enne di Canelli che scrive al direttore della stampa e titola questo suo intervento Il nome delle cose, dicendo: sbaglia chi dice che i fatti contano più delle parole. Spesso sono le azioni ad essere la conseguenza, non il contrario. Ancora più spesso è meglio tacere. Ma è interessante questa aggiunta, proprio come fanno gli scienziati, soprattutto quelli che si occupano di tassonomia. Dare il nome alle cose vuol dire costruire tassonomie, cioè classificazioni scientifiche dove il soggetto non c'è più. Non c'è più. Sostanzialmente fa riferimento a uno dei più importanti filosofi della scienza del Novecento, cioè Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein ne cita una frase, dice: su ciò di cui non si può parlare si dovrebbe tacere. Ecco, ma quello di cui non si può parlare, secondo Wittgenstein, è proprio quello che noi diciamo invece che costituisce la sostanza e il significato dell'ordinamento giuridico del linguaggio, cioè il nominare le azioni. Le azioni di pensiero, chiamate anche premeditazioni, no? Cioè quel qualcosa che mi viene in mente e dico, stasera... Queste azioni qui, che io sto proprio in questo momento, io faccio un'azione di lingua, per esempio, dove normalmente posso essere giudicato, posso essere capito, non capito, mi piace, non mi piace quello che hai detto, muscolare, quella proprio delle mie braccia, perché io posso chiudere o no, spegnere o no un interruttore, perché magari a MoMA nella ripresa della foto, e allora spengo una luce. C'è poi questa quarta categoria di azioni che, come dice, per la verità il diritto già conosce e ne sono paiosa, che è una parte enorme, sono le azioni di omissione. Le omissioni. A volte la nevrosi non riesce a dire, non è riuscita a dire certe cose e sono rimaste lì proprio, sai, quando si dice al gruppo, forse è proprio la maggioranza delle cose che, pensate quante volte nella storia di ciascun soggetto, ma se gliel'avessi detto, no? Ma se in quel momento lì io, a parte il ti amo, ma non so, ma molto meno, no? anche molto meno, no? Anche dire sì a un caffè, sì a un o no a una cosa che invece no, gli omissis.